Ma ci racconti le storie di Capradosso, una piccola località ai piedi dell'ascensione, comune e rotella. No, ma qui si vive, qui si vive bene. Sicuramente, troppa tranquillità. Troppa? Ma c'è chi oggi la cerca come loro la tranquillità. Sì, è vero, però ci sta troppa per lei. Sì, esatto. Ma sì, c'è qualcuno che la cerca con la calamita, dubbio, quindi dubbio, dobbiamo cambiare il ragionamento. Chi la cerca e chi non ne può più. Lei dove vuole andare invece? Dove vorrebbe vivere? A Milano? No, assolutamente. Dove vanno contro mano gli extracomunitari? No, gli migranti che entrano sulla... Non le grandi città, assolutamente, però dei... Sabeneto! Ecco, dei... Ma Sabeneto ci si va con 20 minuti di macchina. Ma comunque sì, è sempre... Poi si torna sull'aria buona. L'aria buona basta, se ne può più. Tranquillo. Ecco, Giovanni è molto timido, ma noi vogliamo sapere, le castagne di Capradosso sono locali? Assolutamente sì. Sono localissime. 40 anni di sagra. È mio nonno che ha iniziato a fare. Come si chiama lei? Io sono Stefania. Ecco, con Stefania abbiamo trovato la nostra ideale interlocutrice. Visto che il presidente non sappiamo più dove sta, Sesto. Però lo salutiamo il presidente. Iniziò perché ha fatto una bella. La sagra, sì. Mio nonno. Come si chiamava? Sestilio. Di cognome? Fioravanti. Fioravanti. Sì. Ecco. La iniziò in 40 anni fa. Quindi. Parecchi anni fa, sì. Più di 45. E come iniziò gli inizi? Come classiche, noi le chiamavamo le restitore, insomma, la padella, quella piccolina. La padella forata? Sì, iniziò così, poi dopo mano a mano è cresciuta, i ragazzi si sono... Lei c'ha dei figlioli? Sì. Ecco, allora dedichiamo questo speciale ai figli della signora Stefania, che è simpatica. Come si chiamano i figlioli? Giada e Renato. Che sono i nipoti del fondatore della sagra. Sì. E allora siamo un po' io. Uno dei fondatori. Uno dei fondatori.